Il plotone di esecuzione riunito al tribunale di Via Dino Angelini ha eseguito oggi alle 13:59 in punto la condanna a morte dell'Ascoli Calcio 1898. A premere sul grilletto sono stati l'avvocato bolognese Mattia Grassani, l'Azzurra Free Time, società proprietaria del centro sportivo Città di Ascoli, e l'imprenditore ascolano Giancarlo Romanucci. A mettere la parola fine all'agonia del club bianconero sono state infatti le loro istanze di fallimento, ma in realtà la società di Corso Vittorio la fossa se l'è scavata da sola, con una gestione dissennata che negli ultimi anni ha dilapidato un patrimonio spaventoso. Il decesso del club è stato certificato dal giudice Raffaele Agostini, che ha già nominato i tre curatori fallimentari, un avvocato e due commercialisti, scelti per la professionalità e la competenza, oltre che per essere conoscitori della materia. Walter Gibellieri, infatti, è un ex calciatore dell'Ascoli, Franco Zazzetta di San Benedetto, è un esperto di fallimenti sportivi che ha curato con assoluta certezza e perizia il secondo fallimento della Samb, Emidio Verdecchia, anch'esso ex calciatore bianconero. L'Ascoli da oggi ha davanti a sé un nuovo futuro. Gigi Mancini, Up News.